specchiano nel duce. Paragone atroce, strappo che non cuce. Merda della storia, feccia che si riproduce. E passa il tempo, cambiano le stagioni. Qui va sempre peggio, Mussolini o Berlusconi. Cosa you ate your words again and washed it down when a calming hurricane swept you away. Your picture perfect, I still want snapshot. Sta per andare in onda, in diretta web radiofonica, la decima puntata di Provvisoriamente i due compari MM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, a cura di e con Gianluca e Saiuz su Saiuz Web Radio. Ed ospite della serata sarà Scarda. Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, ero sempre io che facevo questa cosa un po' così, che non è registrata, naturalmente era in diretta web radiofonica. Quindi, carissimi amici web radio ascoltatori, ancora un calorosissimo ben ritrovati per questo atteso evento, appuntamento di consueto solito, diciamo così, delle nostre trasmissioni in diretta web radiofoniche dei lunedì sera. Sono le 22 ed un minuto, vediamo per quanto tempo ancora riuscirò a tener botta, nel senso, per quanti altri minuti mi dilungherò con le mie solite chiacchiere e lungaggini. Bene, innanzitutto vi diamo appunto un ben ritrovati, un caloroso benvenuto naturalmente a tutti coloro che già ci conoscono, ma soprattutto un benvenuto a coloro che ci stanno ascoltando per la prima volta. Io sono Gianluca, il vostro Gianluca da Saiuz Web Radio, in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog. Mi raccomando, importantissimo per poter comunicare con noi direttamente, anche in diretta web radio durante la trasmissione, anche per porre delle domande a questo giovane cantautore che a noi piace tantissimo ed è piaciuto fin dal primo momento, che Roberto di Indie Arts ce l'ha fatto conoscere, e appunto lo vogliamo lanciare ufficialmente anche qui su Saiuz Web Radio, motivo per cui l'abbiamo invitato, ed è un onore e un piacere averlo qui come ospite. E quindi se vorrete appunto fare delle domande a Scarda, lo potrete fare tramite il nostro blog. E novità importantissima per quanto riguarda anche questa sera è che finalmente il Saiuz ha caricato proprio una gran bella chat che questa sera testeremo insieme. Quindi se volete collegatevi in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog, vi comparirà lì bella pronta per essere utilizzata questa chat, e naturalmente voi dovrete semplicemente cliccare su guest, quindi ospite, guest scritto così se lo vogliamo dire all'italiana per semplificare le cose, ed entrare dando un nome, insomma, vostro o comunque di fantasia, o come, che volete, o quello che volete. Ho cominciato già a impaperarmi, e quindi potrete comunicare con noi direttamente con la chat. Con la chat, non la chat, che è un'altra cosa. E altro mezzo, beh, non ridete disgraziati, dall'altra parte mi state ascoltando, e un saluto va a tutti quelli che in queste ultime settimane ho conosciuto, anche nuovi amici che magari ci stanno venendo ad ascoltare appunto, come dicevo prima, per la prima volta. Vi ringrazio per essere qui con noi, e vi ricordo che Saiuz Web Radio, oltre a essere una web radio, è anche Saiuz Web TV, e la trovate anche in Facebook, nella nostra pagina Facebook, che è appunto scritto con Saiuz staccato Web Radio, in cui peraltro potrete scriverci anche lì in diretta durante la trasmissione, oltre che ascoltare la Saiuz Web Radio cliccando nell'apposito link del player relativo all'ascolto. Inoltre ci trovate in YouTube, troverete delle cose caricate da Saiuz riguardanti sia Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Potremmo anche definirlo un Saiuz Network, e così vi ho anche anticipato, svelandovi una cosa che poi anche Saiuz vi racconterà. E in YouTube ci trovate con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato minuscolo, per quanto riguarda le cose caricate da Saiuz. Infine ci potete sempre seguire con Twitter con il nome @Saiuz, tutto attaccato minuscolo. Inoltre le nostre email sono info@saiuz.it
gianluca@gianluca.com, oppure se volete scrivere a me direttamente, a Gianluca, quindi potete farlo con gianluca@saiuz.com. Molto facile tutto quanto, molto bello. Poi il sito a breve verrà restaurato con un nuovo restyling da parte di Saiuz, ma è il www.saiuzwebradio.it. per chi invece dovesse avere a portata di mano, diciamo, il vecchio indirizzamento, anche a coloro che ho dato ultimamente, che ci siamo anche conosciuti, i bigliettini da visita e quant'altro, avete il www.saiuz.com, non vi preoccupate, perché arrivate comunque sempre nel nostro blog o sito, secondo dove viene indirizzato in quel momento da Saiuz. Ebbene, penso che per questo istante sia tutto. Io, vabbè, sono le 22:05, quindi ce l'ho fatta in pochi minuti. Vi ricordo poi gli altri appuntamenti, oltre a questo di appunto dei provvisoriamente i due compari della diretta del lunedì sera. Anzi, vi ringraziamo ancora per seguirci, ci scusiamo se lo scorso lunedì, come di consueto, noi dovremmo andare in onda ogni lunedì, però può capitare che qualche lunedì salti. Allora, oltre ai due delle festività pasquali, dove abbiamo fatto appunto lo stop per le feste pasquali, lo scorso ci scusiamo se non siamo andati in onda, e vi ringraziamo comunque per averci seguito lo stesso, cioè ci avrei voluto che andassimo in onda, ma non si poteva per impegni e problemi di entrambi, miei e di Saiuz, e ne approfittiamo insomma anche per questa cosa, e ritorniamo questo lunedì 30, poi anche per i lunedì successivi, e se vi saranno novità ve le facciamo sapere. E volevo dire tante altre cose, mi limito solo a ricordarvi che oltre a questa trasmissione potrete seguire, allora, The Rock Band History, che è la trasmissione, la rubrica che conduco io, riguardante appunto la storia delle rock band, di band che hanno fatto grande rock negli anni e nei decenni. Questa settimana, come nelle precedenti, parliamo dei Deep Purple, trasmissione che va in onda a mezzanotte, alle 6 del mattino, a mezzogiorno e alle 6 di sera, quindi ogni 6 ore. Le due chiacchiere con Saiuz, che praticamente è un editoriale tenuto da Saiuz stesso, in cui il nostro Saiuz ci racconta alcune cose riguardanti dei fatti di attualità e tratti da alcuni articoli, in cui in questi 2-5 minuti che ha a disposizione Saiuz potrete ascoltarlo, e va in onda in diverse fasce orarie, nel sito, poi nel blog vedrete tutto, oppure è sempre disponibile nella nostra appunto nel nostro sito, nella nostra pagina del blog. Ed infine l'editoriale da leggere del Riccio Incazzato, a cui potrete scrivere non solo nel blog ma anche all'email riccio.incazzato@saiuz.com, in cui appunto è un editoriale da leggere, vedrete gli articoli che Riccio stesso scrive, e poi vi saranno tante altre novità. Infine vi ricordiamo che se volete partecipare e utilizzare gli spazi che Saiuz dà a disposizione in Saiuz Web Radio, non che Saiuz Web TV, basta contattarci, e i nostri contatti li avete, e quindi vi aspettiamo, saremo ben lieti di appunto aiutarvi anche voi, diciamo così, a divulgare, a far sapere le vostre attività, iniziative, eventi e professioni e quant'altro. Quindi bene, io mi fermerei qui, diciamo un po' di varie cose ve le ho dette finché ci ascoltate in questi primi minuti, poi mi auguro che ci ascolterete fino a fine puntata, anche perché vi ricordo che l'ospite di questa sera è davvero importante, ci piace davvero molto. Ringraziamo Roberto di Indie Arts, tra l'altro Roberto l'abbiamo avuto ospite ormai quasi un mese fa, insomma, nella nostra appunto trasmissione qui in diretta, quindi potete riascoltare anche la puntata con Roberto, ed è nata anche questa bellissima collaborazione con appunto il sito e comunque con la web radio e non solo di Indie Arts di Roberto, in cui a lui appunto promuove artisti o comunque arti indipendenti, come dice il nome stesso. E quindi grazie a Roberto abbiamo conosciuto questo giovane cantautore, Scarda appunto, oppure Nico, poi vedremo e sentiremo la sua viva voce, che abbiamo il grande onore e piacere di lanciare e farvi conoscere anche a voi carissimi amici che ci ascoltate da tutta Italia. Quindi un saluto anche giù in fondo, parto sempre dal sud della mia amata Sicilia, dalla provincia di Caltanissetta. Poi non vi ho anche raccontato, per quanto riguarda le cose pasquali, le belle processioni e cose che ci sono giù, oltre alla bellezza della Sicilia in questo periodo, per risalire poi lo stivale, gli amici dalla Calabria, la Puglia, da Roma e non solo, fino ad arrivare qui al Veneto dove siamo noi e tutti gli amici del centro e nord Italia. Ed un saluto particolare ai nostri connazionali che ci ascoltano dall'estero, vi evito la mia parlata in inglese perché magari qualcuno non potrebbe gradirla. Bene, mi sta chiamando qualcuno, io lascio la parola a Saiuz, perché questo praticamente è un segnale come per dire staci, hai parlato troppo. Bene, ed ecco a voi il grande, l'inimitabile, il fautore di tutto ciò, Saiuz, a te la parola. Ciao Saiuz. Mammo Carmen. In
perfetto italiano senza inflessioni dialettali. Sì, non ce la facciamo più proprio. Ha detto all'inizio, ragazzi, innanzitutto buonasera a tutti quanti, chiedo scusa se per caso sono troppo alto perché vedo qua che lo smitter va per calchi suoi. Ha detto stasera l'introduzione sarà breve. In effetti ho finito in 8 minuti contro i 10 soliti. Se questo è il breve, addio, è finita, ragazzi, meno male. Ciao, un caloroso abbraccio circolare a tutti quanti. Il vostro Science che vi chiacchiera, voglio salutare Scarda che dopo lo faremo sentire, e c'è anche Roberto. Roberto, non ti nascondere, anche se stai scrivendo qui in chat su Skype. Bene, Gianluca non vi ha detto una cosa importante. Questa sera ho predisposto nella pagina principale del blog una chat. Dove? Certo che l'ho detta, vedi? No, ma non hai specificato. No, non hai specificato. Allora, quando arriva la pagina, quando arriva la pagina, quando arriva la pagina, quando arriva la pagina, che tu più fai e più non ti dicono bravo che l'hai detto, poi mi arrabbio a spiegare. Fumo? No, è giù. Posso fumare? Mi licenzio. Sai, io ti saluto. No, tanto no vabbè, qui. Cioè, raga, è così. Hai detto che quando si carica nella pagina del blog devono cliccare su guest e non, certo che l'ho detto, e mettere un nome. E per fortuna che tu poi riascolterai la registrazione. Guarda, la devo riascoltare. La devo riascoltare. Vabbè, la riascolterò, sì, perché la devo preparare per YouTube. Quindi poi l'ho detto, ma aspetta te la parte tecnica. Io più di così non posso fare. Dico, non possiamo farci niente. È così, Gianluca. Già, ci sei? Sì, però problemi col computer, vai avanti te qua. Allora, Gianluca anche questa sera è con noi col computer della Chicco. Benissimo. La volta scorsa andava a Carbonella. Questa sera non so che cosa va. Bene, no. Allora, hai detto le email, hai detto il blog, il sito lo sto preparando, ma ci vuole una vita per prepararlo, Camperi, perché ci vuole molto tempo. Quindi consiglio a tutti quanti di continuare a collegarsi col blog, perché è lì che aggiorneremo tutte le informazioni. Il Rich Incazzato, ecco, questo è importante, per esempio. Il Rich Incazzato ha iniziato una nuova rubrica che si chiama Il Vaso di Pandora, quindi cominciate a leggere i post del Riccio sul blog, perché sta scrivendo delle cose molto interessanti, anche perché è ancora più incazzato di prima. Poi un appuntamento importantissimo. Science Web TV, in questo caso parliamo della Web TV, farà la prima diretta il 4 maggio alle ore 21. Avremo due ospiti, non dico chi sono, ma faremo una bella diretta e sarà la prima, quindi inaugureremo anche per Science Web TV le dirette. Poi voglio portare anche Gianluca sulla Web TV, perché così lo potete vedere com'è carino lì tutto solo. Quel dito lì, non so che cos'è, va vibrando. È un indice che oscilla tra est e ovest, anche nord e sud. Anche nord. Comunque, e caro Saiuz, stavi dicendo appunto della chat che avevo detto prima di... Sì, hai ragione, spiega più nello specifico come funziona. Perché allora, basta andare in guest, dicevo, però... In guest, mettere un nome di fantasia, entrare nella chat e poter ciaccolare, come si dice, la chat, ciaccolare, giusto? E ciaccolare con noi, anche se qualcuno vuol fare delle domande all'ospite, sono bene accette. È molto semplice. Si entra, si clicca su guest, nome di fantasia, si ha la riga dove poter scrivere il proprio messaggio, si batte invio e il messaggio viene inviato immediatamente. Bene, questo è tutto. Roberto, cosa scrivi? Roberto di Indie Arts ci vuole abbattere
entrambi. Bene, ti ringrazio Roberta. A questo punto io direi ripasso la parola al mio grande mitico amico Gianluca. Gianluca, lui ha detto che aveva parlato di chat, invece ha parlato di chap. Di chap e di che esatto. Devono entrare, non si sa. Esatto. Chap non chap, esatto. Tacciappo io voi dopo con la registrazione. Di chap e guest, quindi mi sono già chap e guest. Ok. No. Va bene, qui abbiamo Roberto con noi, Roberto di Indias, quindi un caro saluto anche volevo a voi. Volevo passarti la palla Gianluca, ma te la sei presa a volo, ok, via. E naturalmente abbiamo il grande ospite che speravo che Saius intanto vi presentasse, ma si è dilungato in altre chiacchiere che poi svilupperemo nel corso della serata. E quindi ecco a voi, cari amici e amiche, il nostro grande mitico Skardav. Ciao Nico. Buonasera a tutti. E il nostro amico Nico, lo chiameremo Nico appunto perché Skarda poi ci spiegherà anche meglio lui Nico. È più esatto, Skarda è un po' il diminutivo, insomma il contrattivo, ti piace come termine? Il cognome, sì, no. Sì. Come dire, mi piace, sì. Sì. Però noi preferiamo chiamarci sempre per nome per ovvi motivi, quindi lo chiameremo Nico perché l'abbreviativo appunto del suo nome. Quindi caro Nico, è un gran piacere per noi, come già ti dicevo anche prima quando ci siamo sentiti, conoscerti intanto ed averti qui ospite questa sera. E cominciamo questa bella chiacchierata con te e poi naturalmente come facciamo al solito e già i nostri amici sanno o i nuovi appunto verranno a sapere con questa cosa che dico, ogni tanto ascolteremo dei tuoi brani che tra l'altro, peraltro appunto brani come dicevamo, che in queste settimane stanno già andando in onda da alcune settimane appunto qui su Science Web Radio, perché ci teniamo davvero molto a Nico e a lanciarvelo e auguriamo all the best a Nico perché veramente merita e ci piace molto. Caro Nico, io passerei la parola a Saius che sicuramente avrà una domanda come al solito delle sue molto interessanti e così di cuore, di getto, così rompiamo il ghiaccio e anche qualcos'altro forse, ma non credo. E vai Saius, tutto per te il nostro caro Nico. Ciao Rosario. Vai vai. Sono tutto orecchie. Beh, penso proprio di sì. Sì, il nominativo credo vada. Sì, è una, diciamo che è un abbreviativo del mio cognome. Sì, chi mi conosce lo sa, praticamente io mi chiamo di cognome Skardamaglio e siccome per via di questo ci sono alcuni amici miei che per praticità mi chiamano Skard, allora quando insomma è uscita la demo io non sapevo come chiamarmi perché dire il mio nome e il cognome era troppo lungo, allora ho detto vabbè, va bene Skard, insomma, e così è nato il mio nome d'arte. Così adesso lo sa anche il recupero crediti e può... Esatto. Questa è bella. Sì. Sì, e poi direi di ascoltare subito un suo brano, anche a richiesta magari se... Sì, 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 dico e dopo ascolterei, dopo che Roberto ci dà questo, diciamo così, titolo di testa, andiamo ad ascoltarci questa bruciata freddura, dopo che vai, vai, sto zitto. Cosa posso dire? Praticamente niente, quello che ho già ribadito comunque nella pagina che ho dedicato a lui sul mio sito. Un giorno mi è piovuto dal cielo lì una sua canzone, un suo MP3, come vuoi, e mi hanno detto ascoltalo, è un ragazzo, è un mio amico che ha registrato queste canzoni. Di solito com'è che funziona? Quando sei abituato ad ascoltare un fracco di canzoni in una giornata, come hai detto tu prima, adagiamento e tutto quanto, dici vabbò, e arriva quello che c'ha l'amico che suona, Dio sa che merda mi fa ascoltare, e invece ecco, mi ha fatto ascoltare. Ho ascoltato sta canzone, ho detto il solito intercalare che tu sai Gianluca, che si usa dalle parti nostre. Una curiosità, Roberto, che canzone era, scusami? Gina.
Ah, Gina. Sì, che è forte, Gina. No, era solo una curiosità, volevo sapere ora quale fosse la canzone che aveva colpito così tanto Roberto. E lì ho detto, zio Leone, lo voglio. Ed ecco l'intercalare che si usa molto dalle nostre parti. Sì, parlavi prima. Zio Leone. Detto in altre cose. Sì, e niente così, e poi... l'ho rincorso virtualmente parlando per un pomeriggio e poi niente, poi mi ha fatto ascoltare pure le altre canzoni, ho detto vabbè, che botta di culo, c'ho qualcuno di interessante da far passare anch'io, insomma, e niente. Ti ringrazio, molto originale tutto ciò, devo dire. Sempre infarcito. Sì, esatto. Niente, se la gente non mi crede si deve sentire sta canzone e poi sta muta. Ok, allora io direi che di ascoltare subito Gina, per appunto, che tra l'altro era il pezzo che avevamo già fatto sentire in precedenza, quando Roberto di Indie Arts appunto era venuto anche ospite alla nostra trasmissione in diretta e aveva già parlato di Nico in arte scarta e aveva fatto sentire proprio Gina, che è uno dei pezzi che abbiamo lanciato di questo demo. Cosa dici, Saiuz? La mandiamo subito, come dicevo, oppure sei pronto dalla regia? Bene, la parola a Saiuz per Gina. Adesso ascoltiamoci di Scarda. Di Scarda. Il brano Gina. Pronto? Presa con l'inganno dagli impulsi della mente, da quando era stata deflorata, amava appoggiare i palmi contro il muro, ricevendo dietro scariche di un atto impuro. Ma poi la sera piangeva nel letto, abbandonata nel suo gran difetto. L'amore dov'era? A cosa serviva, chissà, ma di certo a lei molto mancava. Gina guarda la gente per strada, cammina piano piano e pensa mai nessuno a me mi prende per la mano. Gina incontrava soltanto la gente che a parte quello non voleva niente. E Gina aveva un cuore da regalare a chiunque volesse, a chiunque lo potesse avere. Chi la carezzerà, chi la conforterà, se il pomeriggio le sembrerà grigio, quando la vita non va come sentiva intrappolata nel pregiudizio, nel pretesto che ti scarta sol perché ti sei concessa troppo presto. Gina ignorava che a volte l'essenza della passione sta nella pazienza. A Gina piace essere desiderata, ma poi un'ora sola prima di essere salutata. Chi la carezzerà, chi la conforterà, se il pomeriggio le sembrerà grigio, quando la vita non va come Genoa.
Bene, cari amici, e adesso ascoltiamoci di Scarda. E questa era Gina di Scarda, carissimi amici web radio ascoltatori ed amiche web radio ascoltatrici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio qui in www.saiuzwebradio.net, blog in cui da questa sera, novità assoluta, troverete anche una chat in cui poterci scrivere in diretta web radiofonica, ancora più veloce, ancora più diretti, ancora più vicini, oltre che naturalmente su Facebook, nella nostra pagina in Facebook di appunto Saiuz Web Radio, e nonché poi l'email info@saiuzwebradio, anzi saiuz.com, gianluca@saiuz.com, nonché poi sempre Twitter con @Saiuz e Saiuz Radio tutto attaccato per trovarci in YouTube. Questi sono i nostri contatti, mi raccomando scriveteci e fate domande per l'ospite che abbiamo questa sera, questo giovane cantautore veramente eccezionale, come avrete spero potuto gustare in questa prima canzone, questo suo primo brano che abbiamo ascoltato, appunto Gina di Scarda. Ed ora torniamo sempre qui in diretta con Nico, appunto Scarda in arte, col quale continuiamo la nostra chiacchierata. Bene, passo la parola a Saiuz, che vorrà dire un paio di cose per poi ritornare con Nico, appunto Scarda, e con Roberto di Indie Arts. Vai Saiuz. Bene, bene, bene. Grazie della parola. Volevo dire, Gina è stata una canzone azzeccata perché ce l'ha richiesta l'amica Angela. Ciao Angela, qualcuno conosce Angela di voi? Angela... ma a specificare Angela, scrivici così se vuoi porre delle domande a Nico Scarda ci farai contenti, così vediamo se qualcuno avrà qualche domanda più intelligente di quelle che facciamo noi, ok? Allora Nico, se non ha domande vuole mandare qualche foto dell'estate, okay. Così penso che gli faccia piacere a lui. Allora Nico, adesso a te la palla, presentati, voglio sentirti. Sì, cosa vuoi che ti dica, Saiuz? Come cosa vuoi che ti dica? Gianluca, no, l'hai sentito? L'hai sentito? Cosa stai facendo? Presentarmi in che senso? Beh, cosa fai, dici nella vita, insomma, cosa ti piace, okay, eccetera, dai, sì, come okay, musica, sì. Beh, l'abbiamo sì, capito. No, io sono, attualmente sono uno studente, sono calabrese, cioè napoletano di origini, sono nato appunto a Napoli ben 26 anni fa, dopodiché i miei si sono subito, diciamo, trasferiti giù a Vibo Valentia, dove io sono, diciamo, risulto residente. E poi praticamente attualmente sono a Roma perché studio all'università qui. E niente, quindi io sono uno studente universitario che si diletta a fare il cantautore. C'è stato un rumore, chi è? Abbiamo tirato una bomba, pare. Una bomba. Ti è caduto. Va bene, Nico, ti è caduto per caso l'auricolare? No, non sono stato io, non c'entro niente. Roberto ne sa qualche cosa allora. È come Roberto tira la puzzetta in ascensore e dice non sono stato io. Va bene, appunto Nico ci stava raccontando, nato quindi 26 anni fa. Sì, sì, esatto, sì. Le radiografie le hai portate, Nico? Il certificato di nascita. Esatto. Sì, se volete ve la dico, 16 marzo 1986. Oh, bene, così adesso facciamo pure i tarocchi. Sì, recupero crediti ancora più informati. Esatto, esatto, come diceva Roberto. E soprattutto penso che quello che possa interessare anche i nostri cari amici web radio ascoltatori è anche avere magari dei tuoi contatti, che non vuol dire che ci dai il tuo indirizzo di casa o dove abiti, così ti veniamo a trovare con manganello e altro, ma... Non è che siete voi. Recupero crediti, mi state chiedendo. Esatto, magari esatto, siamo noi vestiti da sai ma sopra Luca che ha tirato fuori il manganello, quindi non è sì, lo so che ho fatto non so come mi è venuto fuori questo manganello, che poi vabbè non fa parte della nostra natura, ma in ogni caso no. Non da
da pensare con un'accezione negativa, era, poteva essere il bastone, non mi è venuto il bastone, mi è venuto il manganello, non so perché, nella mia incoscienza. No, più che altro appunto magari un tuo sito, una tua pagina Facebook dove poterti venire a trovare e anche magari invitare anche a mettere mi piace, sia appunto agli amici che ci ascoltano, piace Scarda ovviamente. Sì, un sito ancora non ce l'ho, però la pagina, sì, c'è la pagina Scarda su Facebook, nella quale chi vuole può mettere mi piace, se vuole ricevere appunto aggiornamenti sull'attività, quindi le canzoni nuove, le canzoni vecchie, anche magari eventuali live, roba del genere, insomma trova tutto lì, e quindi basta, insomma, basta mettere mi piace, appunto si è aggiornati su tutto. Certamente, certo. Ti sentiamo un po' così così, Nico, a volte sentiamo dei problemi un po' di ovatta in quello che sentiamo da te. Però, non lo so, no. Adesso va meglio. Ma mai sento un tuono ogni tanto, per caso sta a piovere sì. Fuori? Può essere, sì, qui almeno pare di sì. Quindi vi ricordiamo la pagina in Facebook di Scarda, in cui, se appunto vi piace questo nostro amico, giovane cantautore, che abbiamo il piacere e l'onore di aver qui ospite questa sera, potete andare a cliccare mi piace su Scarda in Facebook e naturalmente essere aggiornati su tutto quello che riguarda un po' la sua attività, quindi eventuali live, concerti e quant'altro, nonché ascoltare le sue canzoni e vedere quello che appunto lui pubblica sul proprio, sulla propria pagina in Facebook. E io passerei la parola a Saiuz se vuole aggiungere qualcosa, e se no andrei anche ad ascoltare un secondo brano, come appunto ci suggerisce qualcuno qui dalla regia, Depressione aziendale. O Saius, se vuoi aggiungere qualcosa? No, semplicemente voglio suggerire di andare anche a trovare qualcosa di Scarda su YouTube, perché Scarda, non so, certo, se l'ha detto, lo so io che non l'ho sentito. No, non l'ho detto. No, non l'ho detto. Anche questo filmati, non l'ha detto. Comunque dei filmati di Scarda, delle musiche di Scarda, le potete ascoltare anche dal sito www.indiearts.it, per esempio, dove è presente anche, diciamo, una scheda di Scarda dove poter leggere e approfondire anche riguardo il nostro amico, per esempio www.indiearts.it, mi raccomando, oppure su YouTube potete andare a vedere, perché ultimamente, Nico, io sono andato a vedere e ho trovato un filmato che dovrebbe essere recente, dove tu suoni in un locale. Sì, è eccezionale, la ripresa è stata fatta forse con un telefonino. Sì, esattamente, sì. Quel locale era quello? Si chiama Vicolo Cieco, è un locale che sta a Vibo Valentia, il paese, cioè la città dove abito, dove risiedo. Per le vacanze di Pasqua sono sceso e ho avuto, diciamo, l'opportunità di presentare alcuni pezzi lì e niente, quindi è stato il mio primo live, perché al momento ho all'attivo un solo live, devo dire, anche perché è da un mese che io ho intrapreso questa strada. Sì, ho notato guardando il video che tu eri anche abbastanza applaudito, insomma, clac, sì. Oppure no, non avevo pagato nessuno, ve lo giuro. Così. No, dunque, che a Vibo pare che insomma ci siano già abbastanza persone che ascoltano le canzoni. Ammetto che lì c'erano pure vari amici miei che sicuramente pompavano un po' la cosa, diciamo, trascinavano tutti gli altri. Però devo dire che le canzoni tra gli abitanti di Vibo stanno girando, ci sono molte persone che già le ascoltano e quindi sono venuti ad ascoltarmi e ho notato con piacere che alcuni sapevano in effetti anche le parole, e questo, diciamo, mi ha fatto piacere, ovviamente, perché non me l'aspettavo, ecco. Bene, allora, hai una preferenza su un brano che vuoi far ascoltare adesso? No, però mi pare che c'era Roberto che era intenzionato a mandare come prossima canzone Depressione aziendale. Io sono d'accordo con lui. Perfetto, allora adesso mandiamo Depressione aziendale e poi dopo faremo qualche altra domanda e direi qualcosa in più. Ok? Va bene, ok. Depressione aziendale di Scarda. Gianluca, dillo tu.
Adesso da Scarda. Io passo volentieri la parola perché ho problemi di linea. Non perché mi sono messo a dieta e ho perso 6 kg, ma perché ho problemi di linea proprio da un punto di vista. Perfetto. Perché mi sento a colpi. Antonio Bianchi è scritto sul mio cartellino. Lavoro alla banca con giacca e cravatta. L'impermeabile se piove, piegato sul braccio se poi esce il sole. E a fine mese io ci arrivo sempre, ma ciò nonostante mi sento un pezzente rinchiuso dentro il mio copione, che va avanti per sempre fino alla pensione. Tururu, tururu, tururu. Ho una valigetta di pelle marrone, là dentro ci tengo la noia e l'orrore, i tassi variabili, la commissione e i nostri prodotti per fotter le persone. Guarda lassù, sembra bellissimo. Vieni anche tu, sembrano dirmi, vimolo tutti qui, vimolo tutti qui, e vado via. Sera poi ritorno a casa, la tavola pronta, la TV accesa, mia moglie 8 anni, la stessa spesa e i miei figli felici di farmi una sorpresa. Immaginavo una vita diversa, meno monotona, molto più intensa. Mi sento spogliato di ogni speranza, l'eterno tramonto di una giovane danza. Guarda lassù, sembra bellissimo. Vieni anche tu, sembrano dirmi, vimolo tutti qui, vimolo tutti qui, e vado via. Sull'autobus riesco a sedere, in mezzo alla gente mi metto a pensare. In fondo la vita funziona così, prima ti diverti e poi devi capire. E trova un lavoro, un'ascesa sociale, compra tutto ciò che ti può soddisfare. Fatti una donna da mantenere, due figli ed un cane da sfamare. Un lavoro di merda e mi voglio ammazzare, i lussi li tengo per soddisfare i figli che amo e che vedo a distanza, e mia moglie 8 anni, ho sposato una stronza. Guarda lassù, sembra bellissimo. Vieni anche tu, sembrano dirmi, vimolo tutti qui, vimolo. Tutti.
Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio qui in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog, in cui peraltro potrete utilizzare, novità assoluta di questa sera, la chat o la chat o la ciappalo, detto io inizialmente, e in cui ci potrete scrivere direttamente, naturalmente anche in maniera ancora più veloce, oltre che nel blog, dove vi chiediamo sempre di lasciare almeno un post, un commento o almeno un indice di gradimento per quanto riguarda le trasmissioni, le nostre rubriche. E ospite speciale di questa sera abbiamo Scarda, questo nostro amico che abbiamo conosciuto e stiamo conoscendo questa sera tutti insieme, appunto Nico in arte Scarda. Abbiamo appena ascoltato un altro dei suoi brani, il secondo di questa serata. Il primo era Gina, su cui poi andremo anche a chiedere un paio di cose e ridiscutere con Nico, e quest'ultimo brano che avete appena sentito è invece era Depressione aziendale, sempre di Scarda, che vi consigliamo anche di andare a trovare nella sua pagina in Facebook, appunto con il nome Scarda, e poi immagino che lo troverete come categoria di artista musicista e musicale, quindi e naturalmente se poi vi piace, come immagino spero sarà anche per voi, potete tranquillamente cliccare su mi piace, sarà ben lieto e ne saremo molto grati. Tutto ciò grazie anche a Roberto di Indie Arts, con cui tra l'altro abbiamo questa collaborazione fantastica che è nata appunto più di un mese fa, quando ci siamo conosciuti anche con Roberto, che ci ha fatto conoscere anche Scarda, che ci è piaciuto fin da subito. Abbiamo qui appunto Nico in arte Scarda, con cui continuiamo la nostra chiacchierata di questa sera insieme a Saiuz e a Roberto. E io adesso vorrei fare una domanda appunto più diretta, entrando anche nel merito, come dicevamo poc'anzi durante questa pausa musicale, dei testi, o meglio anche delle canzoni, quindi anche naturalmente di come nascono, da dove parte, da dove prende ispirazione. So che sono domande a volte banali e scontate, ma lo chiedo anche per una curiosità mia personale, perché pure io, certo non sono un cantautore o nulla di che, quando compongo, faccio qualcosa con chitarra e voce, ho questo problema, e quindi mi voglio confrontare e affrontare con gli altri, capire anche, poi ognuno naturalmente ha i suoi metodi, ma anche non metodi, perché a volte sappiamo che alle 4 di notte viene l'ispirazione e a volte per mesi non succede nulla. Quindi volevo chiedere appunto a Nico, nello specifico parliamo del primo brano che abbiamo ascoltato, di Gina, specie che parla appunto di donna che ha una sorta di esperienza da quando venne deflorata, cioè questa cosa mi ha colpito molto, e quindi presa da dietro. No, adesso non lo ricordo bene, non l'ho detto proprio così. So che ho scelto proprio una strofa non delle migliori, forse, no, poi però che ci mette in imbarazzo e ci scopre un po' cose che magari non siamo, per cui ti lascio pure la parola da come nasco. Ah no, si sa che sei un maniaco sessuale, cioè grazie Roberto per alzare sempre in maniera aulica il livello della conversazione. No. Io innanzitutto volevo specificare il fatto che non ho mai detto presa da dietro nel corso della canzone. Detto sì, no, sì. Sono io che la vedi che ha ragione Roberto, sono il solito maniaco. Pensa alla mia fantasia, cosa ha fatto immaginare in quella strofa che okay, presa da dietro. Colpa dei nomi. Scusami Nico. No, non ti preoccupare. Disgraziati. Gina è, diciamo, è la storia di una ragazza che, diciamo, non frena l'impulso, una ragazza che appunto da quando ha provato certe sensazioni poi non riesce più a frenarsi, e che quindi poi per via di certe dinamiche sociali, ecco, non riesce più a vivere bene con se stessa, perché facendo ciò che gli piace poi non piace ad altre persone, o comunque piace ma solo sotto un certo punto di vista. Diciamo tutti sicuramente vogliono avere a che fare con lei, ma mai nessuno in maniera seria, e quindi diciamo Gina è una ninfomane che aspetta il principe azzurro, ecco. Quello che tutti noi vorremmo. Maliaci. Roberto te lo do. Chiedo scusa per l'intervento di bassa lega, prego. Credo di aver detto più o meno tutto riguardo a Gina. Cioè Gina alla fine è una persona che comunque è rappresentativa di tante ragazze che sicuramente ho conosciuto in prima persona, che ho notato
ho notato che vivono questo problema, allora mi sono sentito magari pure per qualche senso di colpa di dedicare loro. Passiamo alla canzone successiva, quella che abbiamo appena ascoltato. Nico, tu rischi con quello che stai dicendo, perché allora la prima battuta che faremo io e Roberto è: perché noi non ce le fai con noi? Vabbè, solita cosa. E, scusami, Saiuz, chiedevi per quanto riguarda depressione aziendale, giusto? Sì, come gli è venuto in mente? Sì, infatti, che poi è azzeccatissima. Poi noi, guarda, per dove lavoriamo, te lo posso garantire che, ma per tutti gli ambienti ormai che ne approfittano, insomma, possiamo garantire che è azzeccata come canzone e titolo. Come ti è venuta l'idea? E di cosa appunto parla poi la canzone? Sì, no, il titolo ritengo anch'io sia un bel gioco di parole. Parla in effetti di uno, cioè di una persona che fa tutti i giorni un lavoro. Il lavoro, si sa, serve a mangiare, insomma, serve a vivere. E però non tutti nel fare ciò fanno qualcosa che gli piace nella vita. E allora io, che è successo? Mi ricordo, ero su un autobus, ero, non so anche la via, ero a Viale Libia, qui a Roma, e ho visto sull'autobus uno in giacca, cravatta e valigetta che aveva proprio la faccia di Antonio Bianchi, cioè il protagonista della canzone, secondo me era lui, ecco. E allora, vedendolo, come dicevi tu, a volte l'ispirazione viene alle 4 di notte, a volte ti viene sull'autobus guardando una persona. E questa persona... Dalla vita quotidiana. Sì, questa persona è una persona abbastanza scazzata, lo posso dire. Sì, ce lo puoi dire. È solo Roberto che non ha filtri. Era una persona, si vedeva che proprio usciva da una bestiale giornata di lavoro, era proprio buttato sull'autobus con la valigetta e sicuramente stava tornando a casa da una moglie magari che parla troppo e che conduceva uno stile di vita che sicuramente non gli piaceva. Poi magari non, poi magari era la persona più felice del mondo, non lo so, ma sicuramente ha avuto il merito di ispirare una canzone mia. Vedi, che comunque, se posso permettermi, è la situazione che riguarda anche molte persone, perché penso che, non vorrei azzardare a dire un 70%, ma una buona stragrande maggioranza di persone purtroppo fa un lavoro che non piace, a cui non piace, che eventualmente lo fa per mangiare, campare, come dicevi, che dopo se lo faccia piacere è un altro paio di maniche. Sante parole, santo. Perché, lo dico io in prima persona, che poi mi applichi, sia bravo, mi impegno come in tutte le cose e me lo faccio piacere e mi piace, un'altra cosa, però certamente poi non sarebbe. Scusami Gianluca, che cosa ti fa piacere? Non si può dire, perché poi Roberto subentra. No, io lo posso dire, io voglio fare il pensionato. Guarda, cosa dite? Sì, fin da bambino. Dovremmo farlo così, infatti, i primi anni da pensionato, poi man mano. Volendo si va a lavorare. Esatto, volendo, però. Magari fosse così, la vita purtroppo spesso ci pone a bivi a cui dopo non possiamo. Vabbè, parlo personalmente. Sì, poi il concetto è proprio questo: è che a volte a seguire ciò che piace, a seguire un sogno, diciamo, poi ci vuole coraggio, perché a volte col sogno non ci si mangia. Esatto. Quindi tutti quanti prima o poi ci si ritrova a dover fare qualcosa che si fa proprio per vivere, non perché ci piace fare. Mi concorde. Anche perché chi mi conosce, appunto, io provenendo poi dall'ambito dello spettacolo in genere, non mi voglio dare aria, come dicevi tu prima, anzi non ci mancherebbe, non sono proprio nessuno, però provenendo appunto dall'esperienza teatrale dello spettacolo un po' in genere, dopodiché purtroppo uno arriva a una certa età che naturalmente, insomma, non puoi andare a recitare le poesie e dici vabbè ti pago la bolletta con due poesie, va te le recito, oppure pago la spesa e ti decanto... tre strofe di una cosa a memoria, grazie, molto gentile. E voi che vedete, no, non esiste purtroppo. Poi non è neanche vero, perché ci sono altri e tantissimi esempi di persone che riescono a fatica però a mantenersi, oppure a fare comunque questo lavoro con dignità e tanto di cappello. Io li ammiro, li apprezzo molto, che sono riusciti, che riescono ad andare avanti nonostante le avversità poi della vita innanzitutto, ma della tipologia di lavoro, che poi le ritrovi anche in lavori normali, però logicamente
chiaramente nell'ambito dello spettacolo in senso lato, quindi della musica anche, non solo del teatro, del cinema, TV, radio e quant'altro, ma anche della musica, lo sappiamo benissimo. Nonostante questo, queste persone riescano comunque senza compromessi e con le proprie forze ad andare avanti. Io naturalmente mi inchino e tanto di cappello a queste persone che appunto riescono comunque ad andare avanti. Magari c'è qualche sostentamento e sostegno sempre alla famiglia, immagino, perché la vedo veramente dura, ma se non ci fosse, a maggior ragione, tanto di rispettoso, insomma, cosa. Ok, qui Roby dice sparategli, ma lo leggevo anch'io. sì, da, naturalmente. Gli ho sparato, gli ho sparato io, gli ho sparato. Volevo chiedere una cosa invece. Sì. Alla fine, su questa canzone, lui non è che comunque parla solamente di una persona che fa un lavoro che non gli piace, parla anche di un tipo di lavoro che non è che dice va a fare lo spazzacamino. Che lavoro è che fa quest'uomo? Fa lavoro in banca. Non è uno squalo, cioè non lo so, non ci ho mai pensato a questo, solo detto che lavoro in banca. Però sì, come dici tu, ho fatto accenni ad alcuni aspetti del lavoro in banca. Questo, diciamo, ho tratto ispirazione in questo qui da... Allora, voi dovete sapere che quando, per arrotondare durante il mese, io lavoro in un call center. Mi è capitato una volta di fare un'indagine per una banca della quale ora non faccio il nome, anche perché, diciamo, ho firmato una sorta di campo. Vabbè, certo. Sì, che ti vengano a cercare. Praticamente... Notavo che tutte le persone che, no, non tutte, molte persone che mi rispondevano si ritrovavano nella situazione di veder gestiti i soldi che alla fine erano loro e che a volte avevano pure problemi a ritirare soldi che erano loro. E allora, capito? Allora faccio queste piccole frecciatine nella canzone, appunto, i nostri prodotti per poter le persone, sì, questo tipo roba del genere, tassi variabili, insomma. Ed è anche, ora non voglio fare mister ovvio, però è vero che attualmente viviamo un periodo brutto, che gran parte delle colpe di tutto ciò sicuramente è dovuto a un certo modo di fare delle banche, che invece dare credito alle persone come avevano sempre fatto, adesso non preferiscono fare cose più fumose, che hanno fatto collassare l'economia. Ora no, sì, mi fermo qui perché ora non voglio dire... Rischiamo la morte. Non voglio andare sul palloso, però diciamo che sicuramente si denota una certa antipatia verso il mondo bancario. E così mi sono giocato ogni possibilità. Se qualcuno voleva sponsorizzarti, così ci siamo bruciati. Vabbè, si è bruciato lui, se per questo, no? No, ma siccome io appoggio il suo pensiero, perché sono anch'io della stessa idea, ma anche se poi, vabbè, è il discorso si chiama più complesso. Pensiero adesso. Lo sì, sanno. Esatto. Si sa che sì, anche se, ripeto, è molto più complesso da sviluppare. Bene, cari amici, dopo queste nostre divagazioni bancarie e non solo, direi di ritornare ad ascoltare un altro brano del nostro amico Roberto, Nico, visto che sono... Roberto suggeriva Michele Matto, cosa ne dite? Sì, bello anche questo. Cioè, poi, dopo depressione, un matto. Ci vuole. Un matto, esatto. Sono anche perché sono le 22:51, quindi abbiamo un'altra, sì, massimo oretta, però logicamente presumo che in mezz'ora, tre quarti d'ora poi si spera che volgeremo al termine, ma se andiamo avanti così anche stanotte e anche questa volta, in questa puntata, andremo ben oltre. Bene, allora vai pure con Michele Matto. Saius, quando vuoi ti lascio la parola a te e ascoltiamo quest'altro brano. Bene. Di scarta. Michele, sì. Matto è una canzone che mi è simpatica, questo lo posso dire? Benissimo. Certo. Perché delle volte mi sembra di essere io. Quando sono seduto qui dietro, che so ore e ore, che cerco di mandare avanti la web TV, eccetera, mi sembra di essere... E non sei l'unico. E tra l'altro è anche la canzone che io ho utilizzato nello spot come sottofondo quando... Bravo. Avete ascoltato in queste settimane. Grazie. Prego, Saius, vai pure quando vuoi. Via, più veloce della luz! E adesso ci ascoltiamo di Scarda, Michele e Matto. Thank you.
solita storia di chi perde l'amore, la solita storia dei dolori di cuore, dei giorni passati alla finestra nella vana speranza di una sua comparsa, a pensar cosa dire se ce l'hai davanti tra gli sguardi impietriti di tutti i passanti. Se parli da solo è un dato di fatto, il quartiere ormai parla di Michele il matto. Oh, Michele è matto davvero, l'ho visto parlare da solo, ti giuro. Michele è matto, guarda il sole dal tetto perché vuole perdere la vista da un mondo ormai senza di lei. Hey, hey! Michele è impazzito, fa cose strane, si fitta le donne sulla tangenziale, le sceglie bionde, le affronta di spalle per poterle chiamare, invocare con quel nome ormai troppo distante. Che è matto, ma è matto sul serio, con lui non mi sento più tanto sicuro. Michele è matto, si è venduto il letto perché non riesce a dormire più senza di lei. Ehi, ehi, ehi. Michele una volta rideva e scherzava, al bar con gli amici parlava, gridava, e adesso lui beve soltanto e parla di rado una volta ogni tanto. Michele è matto, è rimasto sotto, ma non giudicarlo, non farlo troppo. Michele è soltanto un prigioniero dei ricordi passati, ciò che non è più vero. Quanto manca, Rosa? Bene, carissimi amici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog in cui potrete scriverci in diretta alla trasmissione, dove abbiamo un ospite importantissimo, il nostro amico Nico, che in arte è Scarda, questo giovane cantautore di cui abbiamo appena ascoltato un brano, Michele è matto, il brano, il terzo brano che abbiamo ascoltato questa sera, l'abbiamo qui ospite con noi, per cui chiunque può scriverci e fare domande e richieste anche direttamente a lui in persona personalmente, come dice Catarella di Montalbano, grande personaggio. Giusto per fare una citazione, attenzione, non possiamo fare citazioni perché non si sa. Bene, quindi abbiamo l'immenso piacere di aver Nico, che ci ha fatto conoscere Roberto di Indie Arts. Un saluto anche a tutti coloro che ci stanno ancora ascoltando dopo quasi un'ora di trasmissione, sono le 22:56, ed un saluto ai nuovi web radio ascoltatori, che ringrazio appunto di essere qui per la loro prima volta e spero appunto di risentirli per le prossime volte, naturalmente con i nostri lunedì sera consueti, lunedì sera dalle ore 10, dalle 22 ore italiane, fuso orario di Berlino, Amsterdam, Roma, e per capirci CET set Central European Time, in cui ci potrete ascoltare qui su Saiuz Web Radio. E prima di procedere appunto con il nostro amico Nico, vorrei un attimo, tre minuti, parlarvi di alcune cose riguardanti alcuni eventi importanti che stiamo anche segnalando e pubblicizzando anche qui su Saiuz Web Radio. In particolare, poi Saiuz vi parlerà anche delle prossime cose che bollono qui in cantiere nel gran pentolone di Saiuz Web TV e Saiuz Web Radio, con nuove trasmissioni e programmi e rubriche che andranno in onda a breve. E in particolare io vi segnalo l'evento, perché mi vede anche coinvolto in prima persona indirettamente e non solo per alcune cose, di sabato 12 maggio alle ore 21:30, perché appunto suonerò, io suono la batteria con i De Stasi, gruppo che stiamo anche ascoltando in queste settimane, in questi giorni in particolare, che abbiamo avuto ospite, e il sabato 12 maggio faremo questa diretta web radiofonica, quindi sarà importante sia per Saiuz Web Radio che per la possibilità di ascoltare i De Stasi dal vivo
appunto per quanto riguarda questo evento, che è un evento che inizia comunque alle 4 del pomeriggio di sabato 12 maggio fino quasi alla mezzanotte, con l'ultimo gruppo che si esibirà quel sabato lì per i due giorni rock. Anche la domenica 13 maggio, sempre a partire intorno alle 4, quindi alle 4 e mezza col primo artista che si esibisce, fino quasi alla mezzanotte, perché alle 11 e mezza dovremmo finire, ma più o meno si sa che un po' si prolunga. Quindi vi aspettiamo sia a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso presso il Palazzetto dello Sport con Live at Palace Live, appunto sabato 12 maggio e domenica 13 maggio 2012 dalle 4 e mezza del pomeriggio fino a mezzanotte circa, sia su Saius Web Radio, perché è un evento importantissimo su Saius Web Radio, perché è naturalmente la prima volta che Saius manda in onda una diretta web radiofonica di un concerto, e poi di un concerto di questo tipo con ben 12 band che si esibiscono, e sarà quindi una cosa davvero importante. E poi vorrei poi Saius so che mi darà la parola, ricordare che io naturalmente tengo laboratori e corsi teatrali di lettura espressiva, e naturalmente sono già partiti, quindi pazienza, chi c'è, chi non c'è, per i prossimi magari ci sarà. Quindi ringrazio Saius, lo anticipo, se voleva parlare di queste cose. Infine vorrei salutare qualcuno, naturalmente intanto Angela, che appunto ha fatto questa richiesta, che appunto anche lo stesso Nico vorrà salutare, a cui tra poco passo la parola, e la ringraziamo per averci scritto. E poi voglio fare un saluto personale, perché naturalmente mi sta scrivendo anche personalmente, mi concedo questa divagazione, a Fabio, che altro non è che il mio compare, che lo ringrazio per ascoltarci per la prima volta, lui abita anche qui vicino e mi fa piacere, purtroppo gli eventi vari di vita non ci hanno permesso di vederci tanto, perché vari casini che ho, però naturalmente lo saluto tantissimo di cuore, mi fa un enorme piacere che è collegato con noi, e in particolare segnalo che è lui che è il mister, allenatore di una squadra di calcio giovanile, ha vinto, e naturalmente i ragazzi del Bessica anno 2003, con un campionato veramente straordinario, hanno vinto 12 gare su 12, e praticamente appunto questo mio compare, questo mio amico Fabio, li ha presi 2 anni fa, e sono 1 anno e mezzo che praticamente insieme a lui, alla sua guida, non perdono una partita. Quindi Fabio voleva ringraziare, mi ha scritto, e quindi lo dico ben volentieri con tutto il cuore, vuole ringraziare naturalmente tantissimo la società per quello che ha fatto, nonché i ragazzi e le famiglie che naturalmente lo amano e lo chiamano praticamente il Mourinho del Bessica di Loria in provincia di Treviso. Bene, quindi un saluto è andato anche a Fabio, mio compare, che ringrazio per essere all'ascolto, e ringrazio tutti i web radio ascoltatori. Bene, cari amici, non solo, spero anche da Bessica di Loria, con gli auguri anche a questa squadra giovanile che ha vinto, vi diamo un ben ritrovati anche qui con noi, e riprendiamo la parola dandola a Saius, per poi tornare con Nico, il nostro amico Nico, in arte Scarda. Vai pure Saius. Bene, grazie Gianluca. Allora, no, io subito volevo ricordare di questo evento importantissimo, che è la prima trasmissione in diretta di Saius Web TV il 4 maggio alle ore 21. Mi raccomando, partecipate, perché sarà una cosa molto interessante. Adesso Nico, a te la parola, cosa ci vuoi dire? Innanzitutto saluto. Mi hai preso la sprovvista, devo dire. Sì, no, stavo per dire. Sì. Poi no, la birra, Nico. Sì, no, è buona la birra. Sì, no, i radioascoltatori non lo sanno, ma mentre sono con voi sto bevendo una birra, anche per sciogliermi un pochino, la mia prima diretta, la mia prima diretta radio, quindi. Allora sì, volevo salutare anche io Angela, perché so chi è, la conosco, e saluto sicuramente Pasquale, che è sicuramente lì vicino a lui, è il suo ragazzo, e chi eventualmente è insieme a loro, anche perché so che ascoltano le mie canzoni, e quindi già per questo meritano tutto il mio rispetto, diciamo. Va bene. Detto ciò, non so, vogliamo mandare un'altra canzone? No, direi proprio di sì, bravo. Ma aspetta, Nico, però prima di mandare un'altra canzone, io volevo sapere di Michele Matto. Ah sì, Michele Matto. Racconta. Ciappalo. È come dire, è una storia abbastanza abusata. Io sì, cerco di usare parole diverse, perché l'amore, diciamo, è la
l'argomento più inflazionato di sicuro nelle canzoni, anzi proprio a proposito di inflazione, in questa canzone, per quanto cerchi di usare parole diverse, faccio uso una rima che forse è davvero la più abusata delle canzoni d'amore, che è cuore amore. Cuore amore, sì, infatti. Che è davvero, che forse per uno che vuole fare musica d'autore è una bestemmia, ma io l'ho fatto lo stesso. E niente, tratta la storia di, che può essere la storia di ognuno di noi, quando a volte si viene mollati, si viene lasciati da una persona con cui si vuole bene, si entra in uno stato che è assimilabile a quello della malattia mentale, si fanno cose che non sono normali, non sono, che non si fa, che prima non si facevano, e che se uno te le vede fare ti prende per pazzo, per matto. È appunto la storia di Michele che, per esempio, sì, guarda, passa le giornate vicino alla finestra per vedere se passa appunto questa ragazza che l'ha mollato, oppure esagera un po' la cosa dicendo che addirittura si vende il letto, che poi Nico, potrebbe essere... Nico. Ma è autobiografica sta canzone? No, non lo è, vi giuro che non lo è. Michele, ma di sicuro sì, può essere capitato anche a me di vivere una situazione del genere in cui facevo cose strane, ma ovviamente io nella canzone le ho amplificate all'ennesimo livello, insomma. Dicevo, una scena significativa, per quanto sembra stupida, secondo me è molto significativo il fatto che si vende il letto, non perché non riesce a dormire, come dico nella canzone, ma soprattutto perché il letto dove ha dormito insieme a una persona che ora non c'è più. Capito. Bene. Allora, bene. Dopo questa spiegazione, io farei ascoltare Sono stanco di crescere. Che le dite? Vabbè, per me va bene. Anche per il titolo. Sentiamo cosa ci dice Scarda con Sono stanco di crescere. Sono stanco di crescere, di Scarda. Sono stanco di crescere, di vedere le persone ingrassare. Sono stanco di crescere, vedere mia madre invecchiare. Sono stanco di crescere, di vedere i miei amici che si vogliono sposare. Io non lo voglio fare, io non lo voglio fare. Credo che ogni anno è sempre bello. Credo che ogni inverno è sempre un po' più freddo. Sono stanco di crescere, di vedere la gente morire. Sono stanco di crescere, di vedere la vita reale. Andare a letto presto perché devo lavorare. Io non lo voglio fare, io non lo voglio fare. Sono stanco di crescere, di Scarda.
Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, sono sempre Gianluca qui sulle web radio frequenze di Saius Web Radio. Un caro saluto a tutti quanti voi che ci state ascoltando da tutta Italia e anche dal resto del mondo, dall'Europa in particolare, i paesi qui a noi vicini, confinanti. E naturalmente vi ringraziamo per essere al nostro naturalmente ascolto come al solito. E adesso io passerei ben volentieri la parola a Saius, continuando questa chiacchierata con il nostro amico Nico, che appunto in arte sarebbe Scarda. E prima di procedere vorrei ricordarvi appunto il nostro blog, che è il www.saiuswebradio.net, blog peraltro importantissimo, come diciamo sempre, dove vi esorto ad andare per scriverci, così potrete avere naturalmente il nostro diciamo così canale diretto. Ma non solo, perché la novità assoluta di questa sera è che c'è a disposizione anche una chat, quindi ancora più immediato e ancora più veloce il modo di comunicare con noi. Naturalmente, come dico sempre, come dicevo anzi, come voi ascoltate noi, noi avremmo l'immenso piacere ed onore di ascoltare voi, naturalmente con quello che ci scrivete, e anche, perché no, consigli, idee, richieste e quant'altro, noi naturalmente siamo ben accetti. Poi nel blog vi chiediamo, come al solito, di lasciare almeno un vostro indice di gradimento per quanto riguarda le nostre trasmissioni e rubriche e programmi nel punto che vanno in onda su Saius Web Radio, nonché Saius Web TV. Poi chiamo appunto di nuovo in causa Saius, che come preannunciavo prima non ce l'ha ancora detto, ci racconterà magari di alcune novità che andranno ben presto in onda per quanto riguarda Saius Web Radio, Saius Web TV. Bene, io prima di lasciare la parola a Saius, che ci racconta un po' di cose, richiamerei in causa il nostro amico Nico. Ciao Nico, sei sempre qui con noi all'ascolto, vero? Sì, sono sempre qui. Non è scappato. All'ascolto, dico, non... Allora, niente. Allora io vorrei ricordarvi ancora una volta, appunto abbiamo questo grandissimo onore e piacere di avere appunto questo nuovo amico conosciuto tramite Roberto di Indie Arts, in arte Scarda, Nico appunto, abbreviativo anche del nome oltre che del cognome, diciamo tutti e due, e di cui vi voglio ricordare la sua pagina in Facebook, che è appunto Scarda, come il nome stesso d'arte, in cui, se poi vi piacerà, come ci auguriamo, non vogliamo naturalmente obbligare nessuno, esortiamo magari ad andare a visitare la pagina e cliccate appunto mi piace sulla pagina appunto di Scarda in Facebook, in cui troverete peraltro varie cose, per cui immagino saranno caricate foto, filmati o video o comunque anche musica, che potrete ascoltare non solo questa sera qui in diretta, quelle che abbiamo mandato e stiamo mandando, ma anche le altre cose che comunque Nico ha fatto nel suo album, nel suo demo. E naturalmente sarete informati su quello che Nico Scarda appunto in arte farà e fa, quindi anche i prossimi eventi. Ed in merito quindi passerei appunto la parola proprio a Nico, che ci racconterà quando Scarda si esibirà prossimamente, perché Nico è Scarda in arte sul palco prossimamente, e dove si esibirà. Presumo che lo vedrete anche in Facebook, la sua pagina Scarda in Facebook, ve la ricordo. E mettete mi piace naturalmente se vi piace. Prego Nico, raccontaci pure delle prossime tue appunto date. Se sì, è dato ora, sapere. Sì, per ora si può parlare di data, nel senso che ancora okay. Programma altre date, anche se ci sto lavorando anche per quello. Sì, praticamente farò il mio primo live romano qui a Roma, avrà luogo in un locale che si chiama Soul Kitchen e che si trova in via dei Monti di Pietralatra, vicino stazione Tiburtina in ogni caso. Niente, sarà appunto il mio primo impatto con l'ambiente romano e spero vada bene, anche perché, come dire, per uno che come me ha all'attivo pochi live, ovviamente si trovano delle difficoltà a proporre qualcosa che in effetti è scritto da me. Tuttavia, insomma, spero vada bene, ecco. Appunto, chi si trova a Roma. Infatti, lo volevo ribadire. Anche numero. spero voglia. È benvenuto, insomma. Scusami, certo, Nico. Scusami un attimo. Sì. Ma hai detto l'evento, la data, io non l'ho sentita. Ah, hai ragione, no, non l'ho detto, sì, hai ragione. Sì, è il 4
maggio, venerdì 4 maggio ore 10 Soul Kitchen, Roma. Porca miseria, proprio quando anche noi avremo un altro evento su Science Web Radio, che appunto adesso Rosario ci anticiperà se andrà. Quindi cari amici, vi ricordiamo venerdì 4 maggio 2012 alle ore 22 alle 10 di sera al Soul Kitchen di Roma. Cari amici che siete appunto del Lazio ed in particolare vicino a Roma e a Roma, vi consigliamo di andare a vedere Scarda, questo nostro amico Nico appunto in arte Scarda, che si esibirà al Soul Chicken, proprio quindi Soul Kitchen. Esatto, volevo dire chicken, che cavolo è? Il pollo, l'anima del pollo. L'anima del pollo. E invece è il Soul Kitchen, quindi l'anima della cucina, che già mi piace di più, più in linea. Ma si mangia in questo locale? No, si beve più che altro. È l'anima della cucina che è. Perché magari parlavate di cucina? Se venite e bevete, magari apprezzate anche meglio i brani. Bella questa. Guarda, Nico, io ti direi, mi farebbe piacere, se ci riuscirò mai un giorno, non ti prometto nulla, naturalmente la butto un po' lì così, se riusciremo a farti venire anche qui dalle nostre parti, al nord, in Veneto, in provincia di Treviso, magari nello specifico, e avere la possibilità anche di suonare, di farti suonare in qualche locale, magari... sarebbe tanto bello, naturalmente, poi speriamo sarebbe sia possibile. Un onore e un privilegio, certo, anche per me. È anche un piacere, magari anche se riuscissi a farti fare qualche serata con noi, tipo di aprire insieme o fare qualcosa insieme prima o dopo, insomma, con i gruppi con cui suono, sarebbe una cosa anche davvero carina, se fosse possibile, se ci si riuscisse, perché poi naturalmente bisognerà anche concordare e mettersi d'accordo sulle varie rifiniture, perché ovviamente anche per venire fin qui non è facile. Per te come dispendi vari, ci siamo capiti. Sì. Però dai, io ci proverò, insomma, se, nei limiti di quello che si può fare, ovvio, perché non anche è che farò altrettanto. Ci mancherebbe, troppo buono. Bene, allora posso fare una domanda io? Mi passi la palla? Bene, allora Nico, dimmi. Non mi hai spiegato il sono stanco di crescere. Dopo me lo spieghi. Sì, sono stanco di adesso, allora, perché voglio sentire dalla tua voce questa canzone, dato che le ascolto spesso, perché avendola messa in web radio, questa web radio ascolto spesso, mi direi questo. Però la cosa che mi piacerebbe, da grande, tu da grande cosa vuoi fare? Il cantautore, ovviamente. È una domanda scontata con una risposta scontata. Vabbè, no, scherzo, non lo so. Io attualmente studio giurisprudenza, però una volta laureato vedrò un po' cosa mi offrirà il cosiddetto mercato del lavoro. Io vorrei evitare di fare l'avvocato, perché è un mestiere che sicuramente non mi piacerebbe. Tuttavia, come dicevo prima, a volte per vivere, per guadagnarsi il pane, bisogna fare ciò che non ci piace fare. E appunto sono stanco di crescere è una canzone poco allegra, anche se in generale è l'album che è poco, cioè l'album, quello che poi sarà un album, al momento è una demo, che è un po' spritz energia negativa. Questo non è perché io magari sono una persona triste o perché sono una persona depressa, è che diciamo trovo ispirazione più nel lato, diciamo, sofferente della vita che nel lato felice. Più che altro io uso delle parole che non sono mie, l'ho letto una volta su una bacheca. La felicità si consuma e nessuno se ne accorge, perlomeno per me è così. Io se sono felice il tempo passa, io non me ne accorgo. Ciò che magari invece ti fa riflettere di più, perché appunto lo senti nella carne, è il dolore. E quindi questo, diciamo, mi dà più ispirazione per scrivere. Cioè, però io non mi sento affatto una persona depressa. Come dire... Beh, cioè, si vede che non sei una persona depressa. Sì, no, infatti, no, perché non potete con queste canzoni... eterea, il dolore, diciamo, più fisico.
no, perché non vorrei che pensassero in queste canzoni che tu sei il classico cantautore che si taglia le vene, insomma, capito? Cioè, no. È un ragazzo vivo che piace questo pensiero. Piace divertire. Vuoi ricordare un attimino ai nostri ascoltatori come raggiungerti? Metti caso, se io ti voglio scrivere, uno dei nostri ascoltatori ti vuole scrivere, può farlo solo attraverso Facebook e altri modi? Può anche lasciare, cioè, sì, io tipo un'email, presumo che intende dire anche Saiuz, se sì, magari sì. Ce l'hai, sì. Appunto. No, sì, ce l'ho. Dunque, se qualcuno vuole scrivermi, la mia email è scardalive@gmail.com. Oppure può anche lasciare qualche può scrivermi sul MySpace, però appunto a parte YouTube, MySpace e Facebook io non ho nient'altro nel tutto. Consigliano di fare Twitter, però io già ho problemi a stare dietro a queste tre cose. Ora vediamo se mi faccio pure Twitter. Vabbè, comunque MySpace è lo spazio giusto per sì, la musica, per gli artisti in genere, se uno per caso volesse sentire tutti i brani, lì è, diciamo, il posto migliore, perché si sentono proprio uno dietro l'altro, ecco. Perfetto, questo va bene. Bene, cari amici, allora avete sentito da Nico, in arte Scarda, e scardalive@gmail.com, giusto? Sì. Perfetto. Live scritte come live, vero? Sì, Scardalive. Così. Beh, io invece voglio ricordare un attimino una cosa, due cose importanti, che sono le 23:19 in questo momento, almeno sì, sul mio computer. Sì. Due cose importanti. La prima è quella che ci dispiace che andiamo in contemporanea con l'amico Scarda che farà la sua serata, ma noi come Sites Web TV faremo la prima diretta dal vivo. Abbiamo fatto delle prove a fare questa prima diretta dove avremo due ospiti e si parlerà della libertà di informazione. Stiamo pensando di mettere su una discussione del genere con due ospiti e sono giornalisti, ovviamente, e si parlerà appunto di libertà di informazione, ma soprattutto sull'albo dei giornalisti, su tutte quelle cose che riguardano la libertà di informazione. Perché Sites Web Radio, come dice il nome, e Sites Web TV, ha quello scopo che di non far dimenticare, cioè far rivivere quella coscienza che ormai si è assopita in ognuno di noi, perché tendiamo a dimenticare. Quindi il 4 di maggio alle ore 21, alle 9 di sera, basta venire sul blog, cliccare su Sites Web TV, sulla Web TV, e potrete seguire questa diretta. Ovviamente metterò anche la chat, come l'ho messa questa sera, perché volendo si potranno fare anche delle domande agli ospiti che avremo tra virgolette in studio, ma voi sapete benissimo che Sites Web Radio e Sites Web TV sfruttano la rete per tutto, quindi non c'è bisogno di avere uno studio a tutti gli effetti, però si potranno fare domande attinenti all'argomento della serata, quindi 4 maggio alle ore 21. Non ci dimentichiamo, per chi ha voglia di iscriverci può farlo mandando un'email per quanto riguarda Sites Web Radio a info@sites.com. Invece per chi volesse mettersi in contatto con Gianluca, non solo per la sua trasmissione The Rock Band History, ma anche per proporre artisti o per parlare di qualche band, per fare qualche trasmissione diciamo attinente a qualche argomento che interessa, ovviamente nel campo musicale, Gianluca è ben lieto e disponibile, quindi potete mandare un'email a gianluca@sites.com. Per quanto riguarda invece il Riccio Incazzato, adesso con Ricci Incazzato abbiamo iniziato una nuova rubrica che si chiama Il Vaso di Pandora. Il Vaso di Pandora per il momento è solo scritto, cioè potete leggere gli scritti del Ricci Incazzato sul blog, ma stiamo pensando anche in questo caso di poter fare un qualche cosa o sulla web radio o sulla web TV o in entrambe le cose, perché benissimo si potrà fare. Quindi chi volesse mettersi in contatto con Riccio Incazzato può mandare un'email a riccio.incazzato@sites.com.
il blog l'ha ricordato benissimo Gianluca tutta la serata, www.sideswebradio.net. Scriveteci, dal blog potete fare anche le vostre richieste di canzoni e dedicarle a qualcuno, o a qualcuno ovviamente, però che siano ovviamente sotto licenza Creative Commons, perché noi non trasmettiamo musica copyright o diciamo gestita dalla SIAE. Io ho detto tutto quello che dovevo dire, sì. Gianluca, io direi di mandare il penultimo brano della serata. Esatto, e infatti io prima che tu finisca, Rosario, volevo appunto precisare anche questo per gli amici che magari ci ascoltano la prima volta e non solo. Ricordiamo che Saiuz Web Radio, come nell'intento iniziale di Saiuz, nostro amico Saiuz che abbiamo qui con noi, cioè di dare spazio a tutti, a proprio la libertà di pensiero nel senso proprio lato, e dar spazio a tutti anche a livello di promozione e quant'altro, volevo ricordare che appunto non siamo una radio che manda naturalmente artisti che sono iscritti SIAE o presso qualsiasi altra tipologia di istituzione tale, ma sotto licenza Creative Commons, che vuol dire praticamente che è una licenza che prevede che l'artista dà a disposizione la propria musica, naturalmente la propria opera, naturalmente dopo previo riconoscimento anche, e spesso attingiamo dal sito www.jamendo.com, sito che vi consigliamo perché è davvero eccezionale. E quindi come di solito solitamente facciamo nelle nostre puntate anche qui dei lunedì sera, come questa sera con il nostro amico Nico in arte Scarda, promuoviamo le sue canzoni, l'artista, ascoltando appunto dei suoi brani che non sono SIAE ma sono appunto liberi da licenze varie, e lo stesso in altre puntate e anche per tutta la programmazione che riguarda la radio, per quello che va in onda giornalmente con la radio, ovviamente non sono sotto SIAE tutti gli artisti. E nelle puntate di lunedì sera stavo dicendo che appunto spesso, anche quando non abbiamo un ospite musicale, abbiamo altri ospiti, comunque ascoltiamo dei brani di altri artisti che ovviamente, non essendo iscritti SIAE, quindi non viaggiando fra virgolette nei canonici tradizionali e commerciali canali di diffusione di massa e divulgazione di massa, e utilizzano invece tipo le web radio come le nostre, che sono ben liete di farvi conoscere. E vi posso garantire che veramente ci sono tantissimi gruppi ed artisti eccezionali che non hanno nulla da invidiare a quelli magari che hanno la fortuna di essere più famosi e conosciuti perché utilizzano appunto dei canali che hanno un ritorno maggiore, quale quelli soliti di pubblicità e di massa canonici, per cui spesso ovviamente si ha quel ritorno maggiore. Però vi posso garantire che appunto, come qui potete sentire, abbiamo degli artisti validissimi ugualmente. Quindi comunque quello che sentite da noi è musica appunto da un certo punto molto molto originale, nel senso che oltre ad essere artisti che fanno musica propria, sono artisti che appunto non sentirete sicuramente ancora nei canali tradizionali, però che sono bravissimi, come lo Scarda, che è un artista che stiamo ascoltando questa sera, Nico, l'amico Nico, che è eccezionale cantautore che non ha nulla da invidiare a tanti altri. E quindi dopo questa precisazione, e ribadirvi ancora una volta che se volete utilizzare gli spazi che Saiuz, il grande nostro amico Saiuz, molto gentilmente e carinamente dà a disposizione a tutti quanti, davvero, quindi a partire dal sito il www.saiuzwebradio.it, che come vi preannunciavo e già ribadito in altre volte verrà presto aggiornato, finalmente restaurato con un nuovo restyling che il grande Saiuz sta facendo studiando giorno e notte, il blog www.saiuzwebradio.net, nonché la pagina in Facebook di Saiuz Web Radio, Twitter e YouTube. Se volete potrete utilizzare questi spazi e anche nei palinsesti all'interno di Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV per quanto riguarda le nostre trasmissioni, rubriche e programmi, tipo appunto questa del lunedì sera, quindi potrete venire come ospiti per poter intervenire e parlare, come sta facendo il nostro amico Nico Scarda stasera, delle proprie attività, eventi, iniziative e quant'altro, professioni, divulgando e diffondendo le vostre cose.
oltre naturalmente a contattare me direttamente, come ha già detto Saiuz, se volete che appunto avete una rock band, un gruppo, e volete che io, che nella mia rubrica The Rock Band History, oltre a parlare come in questa settimana dei Deep Purple, dei Led Zeppelin nelle precedenti settimane, all'inizio dei Dire Straits, quindi oltre a parlare di gruppi comunque famosi e conosciuti che hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo e sono davvero la storia e le pietre miliari del rock, possiamo parlare anche di altre band, rock band o gruppi musicali, naturalmente anche locali, e facendo una trasmissione parallela. Inoltre vi ricordo che, appuntamento importantissimo, faremo questa sorta di esperimento, puntata zero, come il riccio incazzato stesso vuole definire, il venerdì 4 maggio 2012 alle ore 21, quindi alle 9 di sera. Lo prendo anch'io come notizia nuova, caro Saiuz, che non sappiamo ancora l'orario, e naturalmente ci saremo, penso anch'io e Saiuz, in diretta web televisiva, quindi non più web radiofonica ma in diretta web TV, appunto con Saiuz Web TV, e si può ascoltare anche in Saiuz Web Radio, come diceva Saiuz poco fa. Bene, mi sono dilungato in chiacchiere per ricordarvi queste cose, e sono le 22, le 23:28. Io direi di ascoltare appunto il prossimo brano di Nico in arte scarda, quello che vorrete, e poi giungiamo un po' al termine vista anche l'ora, e vi lasciamo poi a mezzanotte, ma noi finiamo molto prima ovviamente. Vi ricordo la trasmissione, appunto la mia rubrica The Rock Band History, con questa nuova puntata di questa settimana che parla ancora dei Deep Purple, per la terza puntata di seguito dedicata ai Deep Purple. Con la prossima, quattro puntate sui Deep Purple, chiuderemo con questa mitica e storica e importante band. Bene Saiuz, quale brano andiamo ad ascoltare? Benissimo, adesso facciamo ascoltare, sarà bellissimo, però poi dopo manderò per l'ultimo brano l'ultimo, diciamo, nato che mi ha passato Nico, che si chiama Ricordo 95, ma questo lo faremo per ultimo. Adesso ci ascoltiamo, sarà bellissimo, Scarda, però, ascoltiamoci, Scarda, sarà bellissimo, e dopo l'amico però. Scarda, Nico, ci dirà, sarà bellissimo però, perché? sì, è inevitabile. Mi tocca. Guarda che lo faccio veramente, guarda che lo faccio.
faccio veramente. La prenderò dal ceppo, lo filerò, la proverò sul letto e poi ti ucciderò, poi piangerò, sarà bellissimo. Si intitola La storia si rip... No, sarà bellissimo. Sì, cari amici web radio ascoltatori, siamo di nuovo in diretta. Scusate, qui ci stavamo perdendo in chiacchiere con il nostro amico Nico, con Scarda, che abbiamo sempre qui ospite per questi ultimi minuti ancora insieme. Poi vi salutiamo, vi diamo la buonanotte, ascoltando naturalmente l'ultimo brano, sempre di Scarda, appunto in arte, questo nostro amico che si chiama Nico. E io lo chiamo subito in causa, perché allora intanto devi naturalmente, Nico, rispondere alla consueta domanda che Saius ti fa a fine di ogni brano: cosa dice questo brano, il testo, perché, come mai, è la solita cosa. E poi perché ti porrò un'altra domanda, come ti stavo facendo mentre stavamo parlando, e il motivo anche di questa voce, di questa scelta, musicalmente parlando, di cantare anche in questo modo, e naturalmente poi ci spiegherai e dirai tu le tue, appunto, motivazioni. Prego, Nico, ti lascio la parola a Scarda, sempre nella sua pagina Facebook. Vi ricordo di andarlo a trovare con il nome Scarda, e lo trovate appunto come artista. Vai, Nico. Ok, rispondo per prima cosa appunto a Saiuz, che la classica domanda sulla canzone, appunto. Lo anticipiamo, no? Così. Sì, prendetemi in giro voi. No, noi siamo anche troppo buoni. No, no, anzi, io le preferisco le domande sulle canzoni, almeno so di cosa parlo. Per forza, perché l'ho scritta io. Dunque, allora, come un mio predecessore, al quale io non pretendo assolutamente di accostarmi, data l'enormità, si può dire, la grandezza. Ok, De André ha scritto la canzone di Marinella ispirandosi a un fatto di cronaca, e io, diciamo, in questo caso, non per imitare De André, ma è successo anche a me, mi sono ispirato a un fatto di cronaca, non ad uno, è che succede tante volte di sentire al giornale, di leggere sul giornale o sentire al telegiornale che i casi, appunto, di omicidio, di uccisioni della propria ex, della quale non si vuole accettare, appunto, il distacco. E allora io ho analizzato la cosa in maniera introspettiva, nel senso, mi sono messo nei panni di lui, diciamo, nel fare ciò ho anche, diciamo, riflettuto su cosa può pensare una persona, cioè cosa può pensare una persona che fa questo. E niente, la canzone nasce da quello, cerca di, non si vuole mettere assolutamente dalla parte di chi fa una cosa del genere, ma essendo una cosa molto forte, devo dire che ogni volta che la sento mi colpisce, allora mi sono sentito di mettere su queste parole, su un riff che avevo, così mi era venuto in mente, tra l'altro lo dico, non mi importa se lo dico, mi ero ispirato al riff iniziale di una canzone dei Verdena, che è del Falconauta, e il riff è totalmente diverso, ma ammetto che è ispirato, insomma, è sulla parte di quello scritto il brano, il testo. Ormai, dopo le dichiarazioni di questa sera, qualsiasi cosa verrà usata contro di noi. Ma io dopo le banche, i banchieri, anche contro di me, soprattutto, è ovvio. E invece, per quanto riguarda, sì, scusa, no, ripeto, il riff è molto diverso, io è solo liberamente ispirato, ecco, non ritengo di avere copiato, ecco. Beh, noi tutti, dai, diciamocela un po', si copia da quello che si ascolta o si sente, poi non si dice copiare, che è brutto, ma siamo ispirati, o comunque ci ricordiamo del nostro passato. Come? Ispirati? Io non ti dico da dove, fra virgolette, ho tratto, ecco, diciamo, le cose, perché anche dalle canzoni di chiesa, per dire, da cui provengo, come chirichetto, volevo farmi prete, tra l'altro. Dire una volta, invece... le notte sono 7. Chi lo vuole se le fa. Vabbè, non lo continuo. Non l'ho capita questa, eh?
No, meglio non ripeterlo. Facciamo dopo. La sentirai nella registrazione, Rosà. E invece per quanto riguarda, prima di procedere, per quanto riguarda la parte invece musicale relativa alla voce, quindi la parte vocale soprattutto, ti aggiungo un'altra domanda, che è quella che poi ti ho fatto anche inizialmente, ma per certi aspetti forse vado più nello specifico. Cioè, come nascono e come crei anche le canzoni, quindi non solo l'ispirazione e tutto, ma anche da dove parti. Poi può essere anche una curiosità anche mia personale, ripeto, cioè se da prima dal testo, entro più nello specifico, quindi se dalla melodia, quindi non so, strimpelli qualcosa con due accordi che vengono così e ci canti sopra una linea melodica, o improvvisi buttando come viene fuori quello che c'è, insomma, ecco, diciamo una curiosità così. Da come parti, per sì, anche banale, mi rendo conto, perché no, poi non, è banale, non c'è una regola, è solo che ognuno fa come meglio va. Sì. A volte no, io appunto, come dicevi tu, in effetti l'hai azzeccato, io parto dal riff di chitarra, cioè metto insieme qualche accordo, ma tra l'altro neanche, pure distrattamente, magari sono sul letto con la chitarra e sì. mi vengono insieme 3-4 accordi che dico, cazzo, cioè no, scusa, stanno bene insieme. Sì, no, ma ci stava qua, non ti preoccupare. Vedi, questo è il momento in cui la parolaccia viene spontanea e non è volgare, ecco, diciamo, per cui quando dico non diciamo parolacce in diretta. È il limite del buon gusto. Esatto, in questo caso poteva anche starci, non era detta con volgarità, perché a volte è anche il senso, il modo e l'atteggiamento che uno ci mette. Per cui ma comunque mi ci rivedo in questo che dici, quando uno strimpella sul letto. Geniale. Sì, dice, doveva ricordarle allora, le cose. E appunto sulla base poi di questi quattro accordi che metto insieme, poi ci farfuglio delle parole senza senso, con la promessa dopo appunto di metterci sopra delle parole vere, per scegliere un argomento e vedere un po' appunto di rendere la cosa poco scontata. Io veramente la prima cosa dalla quale cerco, spero anche in maniera buona, insomma, di fuggire il testo scontato, insomma. E niente, detto ciò, come vi dicevo, prima faccio la musica, cerco di farfugliare qualcosa, tipo insomma, cosa del genere. E allora, fatto ciò, a quella, appunto, a quell'urlo animale, poi ci sostituisco un testo. Fortissimo, veramente. E qui vedete quanto Nico è veramente alla mano, è simpaticissimo, quindi è uno di noi. E anche con un bello spessore, se posso aggiungere, appunto, e con appunto profondità anche, quindi non banale, scontato. È difficile tutto questo che ha detto Nico finora, perché pare facile da fare. E poi Nico, aggiungo, il problema è che quando uno farfuglia e butta le cose lì sul letto, ricordare, come stavo per dirti, per rifarle e ripetere la volta successiva da dove le aveva lasciate in maniera decente. Ed è vero, hai ragione. Perché non me dico, porca miseria, ragione. Sì, che figata, no, che bello. Ma quando poi ti dimentichi quella cosa. Sì, esatto, perché passa il momento di genialità, che magari c'è lo scazzo, scusando il termine, ma sul letto, che di solito è qualsiasi ora del giorno o della notte, poi quando deve riprendere dici porca miseria, però era così bella l'altra volta, non mi viene più così. E in questo caso spesso la tecnologia ci può aiutare, perché naturalmente se uno ha un piccolo registratore portatile o un cellulare che adesso ci aiuta, si registra le quattro cose che fa, anche se poi comunque naturalmente parte sempre dal cuore. E poi appunto, riprendendo il discorso, Nico, per quanto riguarda la parte vocale, poi ti lascio anche chiudere, ti chiedevo appunto questa scelta o comunque come mai questo modo di cantare, che tra l'altro mi dicevi ha suscitato anche, se vuoi rispondere, anche alle polemiche o critiche in senso buono, è ovvio, o degli accostamenti, ecco. Sì. Io una cosa che mi contraddistingue appunto è il graffiato della voce. È una cosa che a me viene molto spontanea, ma che pare non sia di per sé una cosa spontanea, perché a molte persone sembra che io imiti qualcuno. Io, è che lo dicono così tante persone, che io alla fine devo dare ragione, devo prendere atto del fatto che di fatto magari somiglio a qualcuno. L'accostamento più frequente che fanno è appunto quello a Rino Gaetano.
Per quanto io sia un ascoltatore di Rino Gaetano, a me piace, quindi da un certo punto di vista mi fa onore essere paragonato a lui. Dall'altro sì, devo dire, un po' mi sento, diciamo, come se mi venisse tolta un'identità, ecco. Certo. Però diciamo è una cosa sulla quale sto lavorando e spero di trovare una direzione che sia davvero mia per quanto riguarda la voce, che comunque io credo rimarrà sul graffiato, magari, non lo so, cercherò di modificare qualche altra cosa, ecco. E noi te lo auguriamo, ma ti auguriamo anche con tutto il cuore di fare veramente successo e quindi di passare alla e di... lo auguro anche io. No, è brutto da dire, però è così. Poi insomma, di fare successo anche in ti ricorderai di noi quando sarai famoso un pochino, va? Di quei quattro sfigati di provincia. Cioè, poi ovviamente se uno diventa famoso probabilmente poi passa alla SIAE, però se si può fare lo stesso per me va bene. In tutto questo io tengo le mani in tasca, perché... No, bello. No, anzi, io ribadisco che sei una persona veramente eccezionale e umile. È tutto un discorso teorico. Sì, sì, fa. No, però ti auguriamo veramente di cuore di riuscire, stante non sappiamo che le difficoltà sono tante, ma di riuscire veramente in questa carriera, di fare almeno, vabbè, successo, comunque di essere conosciuto, di avere una tua strada che meriti, insomma, perché a noi veramente piaci, e piaci anche come persona, perché come avranno notato anche i nostri web radio ascoltatori, motivo per cui abbiamo il piacere di averti qui, sei veramente di una squisitezza, eccezionalità, profondità e anche umiltà. Veramente non da poco, è ammirevole e apprezzabile, specie in questi tempi dove con molto poco e meno c'è gente che già si autocelebra, si spara le pose. Sì. Esatto. Lei mi lusinga. Esatto, e lei non sa chi sono io, sarebbe, tra l'altro, tu lo dici a me, ma io ti la frase che direbbero quest'altri che citavo. Perfetto. Bene, e cari amici, sono le 23:44, quindi siamo ci ascoltiamo l'ultimo brano. Mezzanotte. Ascoltiamo l'ultimo brano, iniziamo con i saluti e poi vi lasciamo con l'ultimo brano del Perfetto. Nostro amico Nico in arte Scarda, che vi ricordiamo per il prossimo appuntamento live, chi è nella zona di Roma, quindi in centro Italia, nel Lazio, comunque vicino a Roma e a Roma, la data in cui si esibirà Scarda è il venerdì 4 maggio 2012 alle ore 22, quindi dalle 10 di sera lo trovate al Soul Kitchen, questa volta l'ho detto bene, di Roma. Vuoi dare anche delle coordinate, Nico, per quanto riguarda dove si trova il locale, una via, qualcosa che magari non diamo per scontato tu nulla, come dico sempre, perché vabbè, che se vanno in Facebook. Sì, via dei Monti di Pietralata 24, vicino alla stazione Tiburtina. Esatto, che l'avevi detto anche in precedenza, quindi lo ricordiamo. Sì, ma ripeterlo non è... Esattamente, che magari chi ci ascolta adesso, o comunque chi non ci ascolta adesso in diretta, avrà magari la voglia, la possibilità di riascoltarci in questa puntata, e naturalmente come tutte le altre puntate sarà presto, nell'arco già di domani, di solito comunque non più di due giorni, Saiuz è eccezionale che li carica subito, sarà a disposizione nel nostro blog il www.saiuzwebradio.net. Quindi un po' al termine di questa puntata importantissima in cui abbiamo avuto questo nostro grande amico, questo giovanissimo cantautore che ci è piaciuto fin dal primo momento che l'abbiamo ascoltato, e abbiamo, come dicevo a inizio puntata, avuto subito la voglia, il piacere, l'onore e la volontà, appunto, di averlo qui ospite e di lanciarlo anche qui da noi, e peraltro è già da alcune diverse settimane che stiamo ascoltando nei nostri palinsesti i suoi brani a andare in onda, oltre ad averne comunque già parlato in precedenza. Grazie a Roberto di Indie Arts che ce l'ha fatto conoscere tramite il suo sito, anche ne abbiamo anche parlato di Scarda, abbiamo ascoltato un suo brano quando è stato ospite a Roberto, anche quella puntata riascoltabile nel nostro blog che però
altro anche per le prossime volte la novità della chat, in cui ci potrete scrivere, quindi non solo nel blog lasciando un commento, un post o quant'altro, e un indice di gradimento minimo come vi chiediamo sempre, e anche la chat dove potrete scriverci in diretta e in maniera molto più veloce e immediata naturalmente rispetto a prima. Vi ricordo la pagina Facebook di Saiuz Web Radio, che è appunto Saiuz staccato Web Radio, nonché la pagina Facebook di Scarda, questo nostro amico che abbiamo avuto questa sera. Ci trovate sempre in Twitter, seguiteci con Twitter con chiocciola Saiuz, tutto attaccato minuscolo, e anche in YouTube con i filmati e comunque le cose che ha caricato Saiuz riguardanti Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, e ci trovate con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato minuscolo. Le email per scriverci e anche per poter utilizzare i nostri spazi che sono a vostra disposizione, noi saremo ben lieti di avervi come ospiti e di darvi lo spazio nostro a disposizione, naturalmente divulgate e diffondete anche Saiuz Web Radio, e sono info@saiuz.com, Gianluca per chi vuole scrivere a me direttamente @saiuz.com, ed infine il Riccio Incazzato per quanto riguarda l'editoriale, che lo potete anche contattare con l'email riccio.incazzato@saiuz.com. quindi vi ricordo The Rock Band History, la rubrica che conduco io, che va in onda tutti i giorni per ben 4 volte al giorno, ogni 6 ore a partire dalla mezzanotte, poi quindi alle mezzanotte alle 6 del quindi tra poco andrà in onda a mezzanotte questa puntata, per questo anche chiudiamo. Le due chiacchiere con Saiuz, che è la rubrica in cui è un editoriale di Saiuz, in cui il nostro Saiuz va in onda appunto a diverse fasce orarie del giorno, quindi non ve le sto qui a dire che sono tante, quindi ve le guardate nel sito, o comunque le puntate di due chiacchiere con Saiuz sono sempre a disposizione nel nostro blog, in cui il nostro Saiuz darà un po' un'opinione, una sua opinione personale su dei fatti di cronaca, o comunque più che di cronaca, di attualità e di cose a sua scelta. Ed infine appunto l'editoriale del Riccio Incazzato, che è una rubrica da leggere nel nostro blog, che è il www.saiuzwebradio.net. il sito è www.saiuzwebradio.net radio.it, sito che a breve verrà aggiornato e restaurato dal grande Saiuz. Vi ricordiamo l'evento importantissimo della prima diretta web televisiva, quindi non più solo web radiofonica ma anche web TV, il venerdì 4 maggio 2012 alle ore 21, tra l'altro venerdì 4 maggio, giorno in cui si esibisce anche appunto Scarda, questo nostro amico, al Soul Kitchen di Roma. Bene, penso che sia quasi pensa tutto, proprio di sì. Detto, sì, lascio la parola a Saiuz se vuole taglia. Qualcosa. Taglia. Bene, caro Nico, se vuoi salutarci anche tu con due minuti. Dai Nico, saluta i nostri amici. Sì, allora, io ovviamente ringrazio voi e ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati qui stasera, che appunto non è neanche una sera normale, è una specie di sabato, visto che domani è un omaggio, è festa, e soprattutto vi ringrazio perché mandate adesso l'ultima canzone, che è l'unica canzone autobiografica, e mi fa piacere appunto non parlarne. Quindi, perché Saiuz di solito la domanda te la faceva dopo la canzone, ma potrebbe, esatto, anche ci parla la domanda. No, la lasciamo ai nostri amici che l'ascolteranno, dai. Esatto, e anche perché ti salva il tempo che tiranno, perché ora che ascoltiamo la canzone poi andremo, lasceremo che il palinsesto prosegua con appunto anche The Rock Band History, che va in onda a mezzanotte. Sì, perché se no non lo possono scolare. Sentire? Se no non la può, se no non va in onda nel palinsesto, e mandiamo in palla la regia che è programmata. Okay. Allora, cari amici, vai Saiuz. Ci ascoltiamo di Scarda, l'ultimo brano della serata, Ricordo 95. Io vi saluto subito, cari amici, perché al termine del brano chiuderemo la trasmissione per mandare in onda il palinsesto normale. Ricordo 95 di Scarda, una meravigliosa serata e una meravigliosa giornata a tutti quanti, e alla prossima, cari amici, alla prossima. A lunedì prossimo con un altro ospite da Gianluca e Saiuz, con provvisoriamente i due compari. Il brano già sta andando. Buonanotte. E da Scarda, ciao. E da me, ciao a tutti. Ciao. Alberi caduti e prati secchi, foglie spine fra gli stinchi, e correvamo sorridendo, persi un po' nel nostro mondo, e mangiavamo.
facevano perché non ci potevano vedere sporchi e pieni di sudore. Su in paese con la bicicletta inseguendo schizzavi quando là in fondo al cuore non c'è niente, tutto ciò che fa rumore solamente le botte di tua madre. E qualche notte mi è successo che il silenzio mi ha svegliato quando ci ho pensato. Calze corte stesi sopra i tetti, guardavamo giornaletti e saltavamo dagli scogli, cadevamo come foglie, ci bucavano i palloni e ci scudavano perché gli unici sogni dei anziani son quelli pomeridiani. E qualche notte mi è successo che il dolore mi ha oscurato quando ti ho pensato. Oh.